Buongiorno Don Maurizio, Buongiorno. grazie per essere qui con noi in questa 31ª giornata Caritas. Avremmo preferito incontrarci tutti insieme, ma proviamo anche così in collegamento video. Capisco, certo, siamo un po' attrezzati tutti così, stiamo facendo tutte le attività in questo modo, sì. Da alcuni mesi la vostra parrocchia di Racconigi è impegnata in un progetto con il carcere. Com'è nata questa esperienza con il WEPE, ovvero l'Ufficio per l'esecuzione della pena esterna, che si occupa di misure alternative alla detenzione? L'esperienza nasce da un incontro avuto con Pierluigi Dovis, che di per sé cercava proprio delle disponibilità, avendo avuto lui in prima persona diverse richieste di disponibilità anche sul nostro territorio. Noi, la parrocchia in cui io sono parroco è nella provincia, è nel primo paese della provincia di Cuneo. E in questa zona mancavano ancora completamente dei contatti con l'UEPE, quindi l'UEPE non sapeva effettivamente a chi agganciarsi. Di fronte a questa richiesta, lo stimolo è stato interessante, proprio sul progetto in sé mi ha incuriosito, ho preso un po' di informazioni, poi abbiamo deciso di aderire. Perché abbiamo deciso di aderire? Ma fondamentalmente perché volevamo dare un messaggio. Il messaggio è questo: il carcere non è l'unica soluzione, anzi, tra l'altro lo stiamo vedendo in questi giorni in cui ci hanno rimesso le immagini in questa situazione così inedita della nostra storia, ci hanno messo di fronte di nuovo la situazione delle carceri sovraffollate. Molte di queste persone, che oggi anche sono in carcere, stanno scontando reati assolutamente minori. E il carcere non è necessariamente la misura migliore per essere riabilitati, perché l'idea che io ho e il motivo per cui la comunità parrocchiale ha aderito a questo progetto, il carcere non può essere solo repressivo punitivo, ma deve essere necessariamente riabilitativo, cioè in qualche modo deve aiutare le persone che hanno sbagliato a capire che hanno sbagliato, ma certamente metterle in una condizione di reinserirsi nella società. E i servizi di pubblica utilità, secondo me, sono un modo interessante e più positivo di aiutare le persone che hanno sbagliato a capire che in qualche modo bisogna rimediare, ma farlo in modo attivo e non in modo passivo. Questo è credo, il motivo principale per cui abbiamo deciso di aderire. Quest'anno abbiamo intitolato la giornata Caritas Servire i piccoli fa diventare grandi. Lei che cosa ne pensa? È proprio così? Servire i piccoli aiuta a crescere come cittadini e come credenti? Ma sicuramente se per dove le persone che accedono a questo servizio di convenzione che noi abbiamo li vogliamo individuare proprio come i piccoli, perché in questo momento bisognosi, credo proprio di sì, cioè nel senso che il servizio indubbiamente fa diventare grandi. Chiunque, questo vale per i giovani, ma vale anche per i più adulti. Mettersi a servizio è il modo di relazionarsi. E quindi fa diventare grandi. In che senso questa esperienza ha fatto diventare più grande la vostra comunità? Secondo lei sta cambiando qualcosa? Vi ha messi alla prova? Le vengono in mente degli episodi significativi in tal senso che si possono raccontare? Ma messo alla prova, nel senso, no, non ci sono state enormi difficoltà, nel senso che il progetto è stato accolto bene. Io prima di partire lo abbiamo condiviso, intanto vabbè, col consiglio pastorale, le persone con cui collaborano con me, ma dopodiché è stato reso pubblico attraverso i nostri mezzi di diffusione, quindi a partire sia dagli avvisi durante alla fine delle Eucaristie, ma anche attraverso l'organo giornale interno della parrocchia. Dopodiché i giornali locali nei paesi funzionano ancora molto, i giornali locali hanno dato un certo rilievo, hanno proprio raccontato, spiegato anche qui sul territorio che cosa la parrocchia aveva intenzione di fare. Ovvio, a livello pratico coinvolge direttamente me e i volontari che io ho intorno. I ragazzi che in questo momento sono due le persone che sono state in qualche modo assegnate alla collaborazione con la parrocchia.
Ovviamente incontrano maggiormente i volontari che mi danno una mano a seguire questa realtà. Quindi anche nella gestione dell'impegno dei lavori socialmente utili non sono da solo, proprio dei volontari che mi danno una mano. Quindi siamo più direttamente coinvolti noi, però in qualche modo la comunità parrocchiale è resa partecipe e ha accolto bene questa cosa. Anzi, anche con una certa curiosità, ogni tanto c'è qualcuno che mi chiede come sta andando, portano profitto, soprattutto i giornali locali me lo chiedono ogni tanto. Senta, una parrocchia aperta a coloro che cercano di riconciliarsi con gli altri è un'importante testimonianza di misericordia, ma è anche un modo di manifestare che per servire i più fragili c'è bisogno di una comunità più ampia e più responsabile. Oggi è sempre più necessario che attori diversi lavorino tra loro in modo coordinato. Nella vostra esperienza è stato così finora? Lei cosa ne pensa? Ne sono assolutamente convinto, cioè il coordinamento di più realtà. Oggi la nostra situazione è fatta che non c'è più un'agenzia che possa fare tutto. Lo Stato piuttosto che la Chiesa, piuttosto che. Non c'è da soli non si riesce più ad affrontare la molteplicità e anche la complessità delle sfide che noi tutti dobbiamo affrontare quotidianamente. Il fatto che ci sia questa collaborazione fra lo Stato, in questo caso l'UEPE come attore principale, e la Caritas, quindi attraverso poi la Chiesa, nelle comunità parrocchiali, credo che sia fondamentale questa interazione e mi sembra che stia portando dei frutti. Se questa collaborazione è nata proprio perché l'UEPE non aveva punti di aggancio nel territorio cunese, parlo per noi ovviamente. E il fatto di aver dato la disponibilità sta offrendo degli spazi e da quello che ho capito sono spazi richiesti, perché adesso abbiamo in realtà noi siamo appena partiti, è proprio nuova l'esperienza ed è già il secondo caso che ci viene chiesto di accogliere, ma probabilmente ne arriveranno altri, quindi vuol dire che è anche apprezzato, credo. Io la ringrazio e la saluto, Don Maurilio. È stato un piacere ascoltarla e speriamo che l'esperienza della sua parrocchia possa essere uno stimolo anche per altre ad accogliere le sfide pastorali di questo tempo. Io ringrazio voi, ringrazio anche della possibilità di aver in qualche modo espresso quello che stiamo facendo e assolutamente saluto tutti e ringrazio di essersi messi con noi, di aver partecipato a questo incontro.